Amici di Beppi TV, un cordiale buon pomeriggio dal campo sportivo Luciano Bonarelli di Granarolo dell'Emilia. Un saluto dal vostro Salvo Fratello. Siamo pronti a vivere le emozioni della seconda giornata del campionato di Serie B femminile 2023-2024. Si sfidano qui a Granarolo dell'Emilia il Bologna di mister Bragantini e la Res Roma di mister Marco Galletti. Andiamo a leggere subito quelle che sono le due formazioni che si sfideranno agli ordini del signor Marco Costa di Busto Arsizio, coadiuvato dagli assistenti arbitrali Riccardo Vaglio Agnes di Biella e Paolo Fumagallo di Novara. Bologna che arriva dal successo al suo esordio assoluto in campionato, nel campionato di Serie B femminile, il 2-0 ai danni del San Marino Academy in trasferta con le reti di Gradicek e Colombo, che si schiera quest'oggi con il 4-3-3 in porta c'è Nicole Lauria, difesa con Sciarrone, Arcamone, Ripamonti e Raggi, a centrocampo Barbaresi con De Biase e Da Canal e davanti Martina Gelmetti, Kustrin e Colombo. Dall'altro lato la Res Roma, che invece arriva da una sconfitta rimediata tra le mura amiche contro la Pavia Academy 1-2 con rete siglata per le romane da Vanessa Nagni, neanche a dirlo. Si schiera invece con Francesca De Bona in porta, poi ci sono Cianci, Liberati, Fracassi, Nagni, Duciovska, Iannazzo, Simeone, Clemente, Naidenova e Petrova, con appunto la Res Roma che arriva dalla sconfitta interna, quindi 0 punti in classifica, un gol fatto, 2 subiti. Bologna che invece ha vinto mantenendo anche la porta inviolata sul campo della San Marino Academy. Avevamo anche potuto ammirare il percorso in precedenza in Coppa Italia con il Bologna che era stato eliminato ai sedicesimi dal Parma, e lì in quell'occasione il risultato fu di 2-4 per le Ducali con la doppietta di Gelmetti per le rosso-blu, e invece Roma che ha uscita allo stesso turno al sedicesimo, ma è partita dai 32esimi battendo per 2-0 la Freedom, finora è l'unica vittoria stagionale per la Res Roma con le reti di Naidenova e Nagni, e poi uscendo ai sedicesimi contro il Napoli, squadra di Serie A, sconfitta per 2-0 in interna. Quindi, come detto appunto, Bologna che dopo l'esordio vincente cerca e proverà quest'oggi a confermarsi tra le mura amiche. È stato confermato proprio un paio di giorni fa il cambio di campo con il Bonarelli, che tra l'altro, come aggiornato dalla società, si opererà durante il mese di ottobre, a quanto pare il 10, da quello che ci è stato comunicato, alla caviglia sinistra, quindi i tempi di recupero saranno lunghi. Altre sono le lungodegenti, quindi infermeria abbastanza piena per mister Bragantini, con Morucci, Marcanti e Sara Sassi che sono comunque non a disposizione. Approfittiamone per andare a leggere, mentre le squadre stanno guadagnando intanto il centro del campo, arrivano dagli spogliatoi. Il Bologna in panchina ha Michelini, Sassi, Lucia Sassi, quindi portiere che ha giocato nella prima di campionato, Gradicek, Davino, Cacciamali, Spallanzani, Farina, Zanetti e Giovagnoli. Per mister Marco Galletti invece la panchina vede Maurilli, Ridolfi, Boldrini, Coluccini, Massimi, Montesi, Verrino e Antonelli. Quindi c'è comunque in campo Vanessa Nagni, dall'altro lato invece per il Bologna non c'è in campo, almeno non parte titolare, Sara Gradicek, che ha siglato uno dei due gol con cui Bologna ha battuto San Marino, ma oggi, anche perché complici le fatiche con le nazionali, nazionale slovena, sappiamo che sia lei che Zalakustri sono state in nazionale, sono rientrate in questa settimana, non hanno comunque giocato nella Women's Nations League contro Repubblica Ceca e Bosnia Erzegovina, ma comunque le fatiche anche i viaggi si fanno sentire, e quindi comunque sarà grazie che parte dalla panchina. Dall'altro lato, come detto, invece Vanessa Nagni, titolare fissa, tra l'altro, e c'è da dire, ventesima stagione con la Res Roma, è una pietra miliare Vanessa Nagni per la formazione romana, con oltre 40 gol siglati nella scorsa stagione, in cui la Res Roma ha vinto il girone C di Serie C. Si sfidano praticamente due vincenti di due gironi della Serie C, perché Bologna ha vinto l'anno scorso il girone B, la Res Roma ha vinto il girone C, e come detto Vanessa Nagni lo scorso anno 42 gol,
e questa ha già timbrato il cartellino. Dall'altro lato, occhi puntati su Valentina Colombo, che ha già segnato contro San Marino e che ha l'anno scorso realizzato 13 reti in 25 presenze. A proposito della scorsa stagione, visto che abbiamo aperto il capitolo, entrambe le squadre, come detto, hanno vinto il proprio girone di Serie C. Bologna, che è arrivata prima nel girone B, non ci si aspettava con tutti quei punti di vantaggio, perché al secondo posto è arrivato il Merano con 70 punti e 83 punti conquistati dalle rossoblu, stesso numero di punti, stesso ruolino di marcia per la Res Roma, 27 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, 83 punti. Res Roma che però si è messa alle spalle il Trastevere a quota 76 per poi riuscire a conquistare la promozione in Serie B, che è un po' un ritorno per la Res Roma, che ricordiamo ha ceduto il titolo sportivo qualche anno fa alla Roma, che oggi è campione d'Italia in carica e gioca in Serie A femminile. Buona l'affluenza di pubblico, tra l'altro qui al Bonarelli di Granarolo dell'Emilia c'è anche una numerica, insomma, importante di ultra che sostengono le rossoblu al loro esordio assoluto casalingo in Serie B femminile. Siamo già pronti per il calcio d'inizio, vediamo chi andrà a battere, a chi spetterà il compito di dare il via al match, con la Res Roma che adesso guadagna il centro del campo. Saranno proprio le ospiti a dare il via alla gara. Partite, si parte in questo momento, è cominciata Bologna, Res Roma. Allora, buona visione amici di BPTV, con il Bologna che ha già recuperato palla con Valentina Colombo, la perde però è Vanessa Nagni a gestire nel cerchio di centrocampo, andare ad appoggiarsi all'indietro per una compagna, poi si passa dalla Fracassi che si appoggia alla compagna di reparto e si va dall'altro lato, dove interviene Benedetta De Biasa, recupera palla il Bologna, adesso lo gestisce con Barbaresi che prova ad allargare dall'altro lato, termina in fallo laterale e ci sarà rimessa con le mani per le rossoblu sulla tre quarti, con Greta Raggi che va ad incaricarsi di questa rimessa, si appoggia vicino, poi si torna dal Barbaresi che alza un pallone, c'è Valentina Colombo in pressione su Naidenova e va a guadagnare una buona rimessa con le mani in zona d'attacco. Bologna che adesso prova a recuperare in qualche modo il pallone, guadagna ancora una rimessa laterale sulla chiusura di Clemente. Questa Roma che sembra schierarsi con un 4-3-1-2, ma vedremo un po' meglio anche in situazioni di palla centrale. Barbaresi chiusa ancora, si resta ancora in quella zona del campo, situazioni prolungate di prove tecniche di attacco per il Bologna, con Colombo va all'indietro da Raggi, prova il traversone troppo lungo, termina alto però non di molto, lo controlla e controlla l'uscita Francesca De Bona. E allora andiamo a vedere anche come si schiera la Res Roma. Sembra un 4-3-1-2 per la formazione di mister Galletti, con Duknowska e Nagni davanti. Adesso gestisce il pallone della formazione capitolina, prova il lancio proprio dalle parti di Nagni, anticipata da Raggi, ma c'è un fallo. E allora si andrà con il calcio di punizione in favore della Res Roma. Resta tra l'altro a terra quella che dovrebbe essere la numero 6, Luana Fracassi. E allora c'è l'intervento al momento dei sanitari, quindi dovrebbe essere un 4-3-1-2 quello della Roma, 4-3-3 invece quello del Bologna, l'abbiamo letto in precedenza, con Lauria tra i pali, Ciarrone, Arcamone, Ripamonti e Raggi a comporre il pacchetto arretrato, a centrocampo Barbaresi, Da Canal e De Biase davanti,
Gelmetti, Kusrin e Valentina Colombo. 3 minuti sul cronometro di gioco, sempre 0-0 qui al Bonarelli di Granarolo dell'Emilia. Si riparte con un calcio di punizione lungo, lunghissimo, allontana però la difesa di Bologna. Allora Raggi prova ad appoggiarsi a De Biasa, che avanza sulla destra e lancia lungo dalle parti di Gelmetti, anticipata da Simeone. Poi ancora l'imbucata in avanti, gestisce bene questo pallone da Canale, l'allarga sulla sinistra per Sciarrone, che avanza, prova l'imbucata per Gelmetti, chiusa però da Alessia Cianci. E allora può ripartire Roma con la costruzione dal basso. Si torna sui piedi di Francesca De Bona, che tra l'altro è una delle tre invece nazionali che giocano nella Res Roma. Poi andremo anche ad aprire questo capitolo. Gioca nella nazionale Under 23, estremo difensore in prestito dal Sassuolo. Attacca adesso con Martina Gelmetti sulla sinistra del Bologna, l'imbucata per Colombo, allontana la difesa della Resa, le parti di Ducinotta, lancio lungo per Nagni che però non riesce a gestire. Allora si torna sui piedi di Nicola Uria, che rischia qualcosina ma va ad appoggiarsi vicino, perde però qui il pallone, Raggi sbaglia ma poi va a rimediare al suo stesso errore e chiude su Anna Clemente. Sbaglia qui il suggerimento di Annazzo e allora si andrà con una rimessa dal fondo operata da Nicole Lauria, che non ha giocato nell'esordio, è stata Lucia Sassi a giocare contro la San Marino Academy, tra l'altro uscendone con un clean sheet alla prima di campionato. Il rilancio di Lauria dalle parti di Sharon, prova ad andare via ma è chiusa da Fracassi. Ancora l'intervento della numero 6 della Res Roma, poi però riesce a girarsi Nicol da Canalla, appoggia Colombo, la respinta della difesa della Res, il pallone termina sulla tre quarti difensiva del Bologna. Si riparte dai piedi di Lauria, che però sbaglia il suggerimento, poi qui l'intervento pulito di De Biasa secondo il direttore di gara. Sciarrone, lancio lungo a cercare Valentina Colombo, che insegue il pallone ma è controllato da Valentina Simeone. E allora adesso Roma che riparte con una rimessa, stacca però Beatrice Sciarrone, va a mettere di nuovo in fallo laterale. Qui il retropassaggio rischioso dalle parti di De Bona, che spara lungo dalle parti di Annazzo, svetta su di lei Sciarrone, palla in fallo laterale, accusa il colpo numero 14 della Res Roma. 6:40 sul cronometro di gioco in questo momento, ancora 0-0 il risultato tra Bologna e Res Roma, con la Res che adesso prova a infastidire Giulio Arcamone, che sbaglia il rinvio. Dubnoska va per vie centrali, dove però la Naidenova perde il pallone. Allora può ripartire Sciarrone sulla sinistra, scambia con da Canale, poi cambia lato, si va dall'altra parte da Greta Raggi, che avanza, prova il traversone in aria, allontana la difesa della Res e poi perfeziona il rilancio, prova a recuperarlo la Petrova, che poi allarga sulla sinistra, Vanessa Nagni chiusa, prova ad alimentare l'azione Anna Clemente, anticipata però la Greta Raggi, che poi scambia un po' col brivido con Nicol Lauria, pressata ancora Valentina Colombo, viene a prendere il pallone nella propria metà campo e si torna ancora sui piedi di Nicol Lauria. Naidenova, imbucata per Dubnoska,
prova a girarsi sul destro, appoggia indietro per Iannazzo che sbaglia il controllo. Allora Bologna riesce a uscire con il rilancio, poi l'intervento bello di Nicol da Canal, scambio con Colombo, ancora da Canal là sulla fascia destra, Kusrin, la deviazione però della difesa, pallone tra le braccia di Francesca De Bona che può controllare agevolmente e allora può ripartire la Res Roma proprio dai piedi di Ivana Naidenova. Ancora la gestione del pallone della Bologna che avanza, raggia larga da questo lato del campo da Canal, poi prova a tornare con un lancio proprio per Gretaraggi, troppo lungo, e allora pallone in fallo di fondo. La Res Roma che potrà ripartire. Dalla costruzione dal basso con Valentina Colombo che alza la pressione di Bologna, poi tentativo di servizio per la Petrova, recupera il pallone Bologna dalle parti di Gelmetti che forse era in posizione offside, qui alza il pallone verso Colombo anticipata dalla difesa della Res, però qui rischia di perdere il pallone con Alessia Cianci, costretta a tornare indietro sui piedi di Francesca De Bona, poi Naidenova allarga da questo lato del campo proprio sui piedi di Alessia Cianci che prova a rilanciare. Duknowska prova ad allungare, però suggerimento largo e impreciso, allora avrà una rimessa con le mani Bologna con Beatrice Sciarrone che tra l'altro è all'esordio in campionato da Canal. Evita l'intervento della Naidenova, poi si prosegue, forse c'era un fallo qui, Gelmetti entra in aria, prova a concludere il pallone però resta lì, ma era in posizione di offside la numero 11 del Bologna. Che quindi concede calcio di punizione alla Res Roma che può ripartire da Francesca De Bona. Prova ad andare in pressione Valentina Colombo almeno per dare fastidio al portiere della Res, il lancio lungo le parti di Vanessa Nagni, si gira poi perde però il pallone Roma, ancora Vanessa Nagni prova a recuperarlo per l'ennesima volta, poi perfezione Ivana Naidenova, scatta sulla destra Alessia Cianci che mette giù il pallone in qualche modo contrastata subito da Martina Gelmetti, chiusa da due, c'è fallo per il direttore di gara, ci sarà quindi calcio di punizione in favore della Res Roma. Salgono quasi tutte le effettive della formazione di mister Marco Galletti, sono 6-7 quasi maglie arancioni dalle parti di Nicol Lauria che però recupera tranquillamente la sfera, gioco facile, troppo battuta troppo sul portiere questa punizione. Allora Nicol Lauria potrà ripartire con il suggerimento basso, corto per Chiara Ripamonti. De Biase si appoggia alla Raggi, poi c'è una deviazione della difesa con Anna Clemente che ha chiuso. Ancora un intervento di Anna Clemente a ringhiare sulle caviglie dell'avversario, poi si viene da questo lato del campo con il suggerimento che forse è un po' lungo per Sciarrone, interviene Gelmetti, prova ad appoggiare, lo scambio da Canal che alimenta l'azione sulla sinistra, Sciarrone chiusa da Cianci, poi torna ancora da Canal che prova con il destro, è un qualcosa che era a metà tra un tiro e un cross, palla che però è terminata sul fondo, rivediamo qui nel replay, tentativo di Nicol da Canal che però terminato largo, liberati
esce la difesa del Bologna a respingere il pallone, poi si lotta in mezzo al campo, Petrova prova a mettere ordine e va sui piedi di Francesca De Bona, che si appoggia Simeone, il lancio lungo a cercare Luana Fracassi, ma gioco facile per Lauria. Ancora Bologna in possesso palla, squadra che in questa fase stanno cercando di impensierire l'avversario, i ritmi sono buoni ma c'è un po' di imprecisione finora, e allora Bologna può ripartire e riparte ancora una volta dai piedi del proprio portiere. Scatta sulla sinistra Martina Gelmetti, prova ad andare via da Alessia Cianci che va a terra ma recupera il pallone Naidenova, poi si appoggia alla Petrova nel cerchio di centrocampo, avanza Roma 4 contro 4, va via Petrova, potrebbe servire sulla destra Iannazzo, invece non lo fa, tenta il traversone dalle parti di Duknowska che colpisce di testa, palla però tra le braccia di Nicole Lauria. Allora Bologna potrà ripartire ancora una volta con la costruzione dal basso. Raggi prova il servizio lungo, impreciso stavolta verso Zaracustri. Qui però rischia un retropassaggio Roma, la conclusione con il destro di Nicol da Canal. Forse poteva gestire un po' meglio in questa occasione, questa ripartenza causata da un errore in uscita di Roma. Resta intanto a terra una delle calciatrici dell'RS Roma, vediamo di chi si tratta. Approfittano per una breve pausa, visto il gran caldo di quest'oggi. 15:33 sul cronometro, 0-0 intanto tra Bologna e RS Roma. Non tante emozioni dal punto di vista delle opportunità per le due squadre, ma comunque ritmi buoni, visto anche il gran caldo, non è ovviamente scontato. Si tratta di Alessia Cianci, che aveva forse rimediato il colpo in precedenza. E allora, tanto accompagnata fuori dal campo, vediamo se riuscirà poi a proseguire. Intanto c'è comunque una componente della panchina della RS Roma che si sta scaldando. Allora momentaneamente la RS è in inferiorità numerica, quindi si gioca in 10 contro 11, viene a giocare da questo lato del campo Luana Fracassi, che riceve in questo momento, va ad appoggiarsi a Duknowska, prova a girarsi, chiusa la Sciarrone che qui recupera un gran pallone, torna su di lei l'attaccante della RS Roma, ma va via la numero 3 del Bologna, prova l'imbucata per Gelmetti che può concludere, è quasi un cross, quasi un voler servire Zala Kusrin che arrivava dall'altro lato dell'area di rigore, e invece poi è stata brava qui la difesa della RS Roma a riuscire a respingere e a mettere ancora una volta in fallo laterale con Fracassi che scambia con Valentina Colombo. Attraverso nel centro, il tocco verso Colombo, allontana. Allora Petrova e concede il primo corner del match a Bologna. Andrà Greta Raggi a battere questo calcio d'angolo. Allora c'è il cambio, quanto pare per la RS Roma non ce la fa Alessia Cianci ed entra la numero 20 Sara Massimi, ex calciatrice del Trastevere. Vediamo anche se andrà a posizionarsi
nello stesso slot. Sostituisce la numero 2 Cianci con la numero 20 lasciato da Alessia Cianci, che esce al 18esimo, il traversone al centro, lo stacco di testa e va in vantaggio Bologna 1-0 delle rosso-blu al 18esimo. È arrivato il vantaggio. La numero 16 Benedetta De Biase, che trova il primo gol del suo campionato alla seconda presenza. 1-0 per Bologna con Benedetta De Biase che capitalizza il traversone da calcio d'angolo di Greta Raggi. Adesso deve rispondere la Res Roma, che prova ad andare via con Petrova. Intervento di Raggi, brava a chiudere ancora, però insiste. Formazione capitolina che attacca sulla sinistra proprio con Laura Petrova, chiusa, e allora proprio Benedetta De Biase a recuperare palla. Valentina Colombo va via, torna la difesa della Res che si rimette a posto, cambia gioco, brava da questo lato sui piedi di Beatrice Sciarrone, poi si va da Dal Canal che perde il pallone, qui Medenova recupera, si appoggia a Petrova, gira per evitare l'intervento, c'è fallo secondo il direttore di gara. Quindi Bologna che trova il vantaggio dopo circa 20 minuti di gioco. Adesso gestisce la palla ancora la formazione di mister Bragantini con Ripamonti, viene sui piedi di Nicola Ria, Sciarrone, e si torna ancora dall'estremo difensore rosso-blu, il rilancio dalle parti di Martina Gelmetti, stacca ma arriva Rana Fracassi, poi recupera il pallone Bologna che attacca sulla sinistra con Da Canal, torna su di lei il Fracassi, poi prova a chiudere il numero 6 della Res Roma che rilancia dalle parti di Naidenova, qui correttamente, poi Naidenova scambia con Sara Massimi che adesso è andata a posizionarsi quindi nello slot che prima era occupato da Luana Fracassi, che invece a sua volta adesso ha occupato quello che era la posizione di Alessia Cianci. Intanto c'è ancora una rimessa per Bologna. Attacca Valentina Colombo, prende posizione all'interno dell'area, va giù, non c'è nulla per il direttore di gara, allora si riparte con il lancio verso Duknoska, va giù, alimenta l'azione Roma con Nagni che va a guadagnare un grande calcio di punizione, molto intelligente ma neanche a dirlo, attaccante d'esperienza Vanessa Nagni. Duknoska ancora verso Nagni, torna sul mancino, si appoggia vicino, Fracassi riceve in questo momento sulla destra, vediamo che ha cambiato posizione, va a servire proprio la propria capitana, la numero 10, che prova l'imbucata verso Iannazzo, controllata la sfera da Greta Raggi, ha fatto una gran diagonale e ha chiuso, lasciato scorrere il pallone. Si parte da Ripamonti, poggia, qui sbaglia però in disimpegno Bologna, allora Naidenova, Iannazzo, chiusa subito dalla difesa di Bologna, poi attacca ancora la formazione ospite, Duknoska prova a girarsi, entra in aria, prova ad andare via a Sciarrone, torna però bene su di lei, qui prova il traversone, va a guadagnare il primo angolo della propria partita anche la Res Roma. Sono 3, diventano adesso 4 le maglie arancioni all'interno dell'area di rigore di Bologna.
traversone di Petrova, stacca Duknowska, palla alta. E ci sarà rimessa dal fondo per Nicole Lauria. Prima vera opportunità questa per Roma. Viva giù Sciarrone, intervento di Massimi, giudicato regolare. Si prosegue però con l'azione di Bologna da Canal, lotta con Najdenova, poi riesce a servire Gelmetti che va giù, calcio di punizione che arriva in questo momento. E ci sarà, e lo rivediamo qui, il fallo ai danni di Martina Gelmetti. Sciarrone da Canal riceve adesso al limite, prova il traversone forte al centro, ma Roma esce bene qui da questa situazione. Massimi adesso si è spostata qui sulla destra, Liberati porta il pallone, prova il lancio verso Anna Clemente che va via sulla sinistra, c'è la Nagna al centro, chiusa però dal buon intervento di Chiara Ripamonti che lascia e concede solo una rimessa in zona d'attacco alla Res Roma. Messa Nagni, prova a controllare, l'ultimo tocco è il suo, palla che sfila sul fondo, come detto ventesima stagione con la Res Roma per la numero 10 e capitana della formazione ospite. Quasi 500 gol segnati con questa maglia. Con il numero 10 sulle spalle e la fascia di capitano. Una certezza per la Res Roma, anche segnato, l'abbiamo detto, all'esordio, timbrando già il cartellino in questa stagione. Ancora una rimessa per Bologna. Pallone per Greta Raggi che adesso si incarica di questa rimessa con le mani. Valentina Colombo viene a prendere il pallone, poi chiude Raggi che esce bene con il possesso e va a servire sulla destra Zara Kusrin che prova il traversone, troppo lungo un po' per tutti a dire la verità, ma è Luana Fracassi che va a gestire e si appoggia all'indietro verso Valentina Simeone, porta il pallone in avanti la difesa della Res. Adesso Bologna ha una pressione un po' più allentata, quindi c'è la possibilità per Roma di gestire la palla, qui recupera bene Iannazzo, il tentativo di imbucata verso Nagni anticipata da Ripamonti, però recupera ancora pallone Roma, non c'è fallo qui secondo il signor Costa di Busto Arsizio. Allora si riparte con un lancio lungo verso Gelmetti, anticipata dalla difesa della Res che può ripartire con Najdenova che tenta il servizio, qui Nagni va a prendersi il pallone, prova a cambiare gioco dall'altro lato verso Iannazzo, anticipata da Sciarrone, l'ultimo tocco è della calciatrice della Res Roma, pallone che sta sfilando e sfila in questo momento in fallo laterale. Con Bologna che potrà ripartire con una rimessa con le mani, l'attrice Sciarrone come detto all'esordio in campionato. Il lancio verso Gelmetti che mette giù il pallone, chiude bene Valentina Simeone, controlla. Adesso Bologna si affida un po' a queste verticalizzazioni con la difesa della Res Roma che a dir la verità sta chiudendo abbastanza bene sulle iniziative delle felsine. Viene da questo lato del campo sui piedi di Luana Fracassi che ha definitivamente cambiato ruolo, si propone Vanessa Nagni sulla destra e riceve in questo momento tallonata da Sciarrone, con il mancino prova ad andare, Nagni calcia col sinistro ed è un gran gol, quello del pareggio della Res Roma, minuto 27, anzi quasi 28, la rete di Vanessa Nagni 1-1. Secondo gol stagionale per Vanessa Nagni che aveva, come detto, già timbrato il cartellino contro Pavia. Gara in cui
la Res, prima di riuscire a trovare il gol, aveva rischiato di finire sotto anche quasi 3-0, e qui intanto l'errore della difesa della Res, Colombo per un nulla, non va vicino al gol del 2-1. Ha rischiato la Res, che dicevamo qualche istante fa stava difendendo abbastanza bene sulle iniziative di Bologna, poi però subito dopo il gol del pari ha rischiato molto. E allora può ripartire dai piedi di Giulia Liberati, che va da Anna Clemente, alza il pallone verso Vanessa Nagni, che riesce a guadagnare la sfera e a gestirla con il destro, poi prova ad andare via con il mancino in mezzo a due Vanessa Nagni, e qui va a guadagnarsi un buon calcio di punizione. Al numero 10 sta facendo tanto lavoro, sia di qualità ma anche lavoro sporco che ci vuole. 4 le maglie arancioni all'interno dell'area di rigore del Bologna, che diventeranno 5 con quella di Laura Petrova. Traversone al centro, allontana la difesa di Bologna, poi proprio Vanessa Nagni ancora a gestire con il fisico, qui forse cercava il fallo, resta a terra, allora Bologna recupera ancora un pallone con Da Canal che va a terra, si gioca ancora, Fracassi avanza sulla destra, azione abbastanza confusa, prova il traversone, un tocco verso Arcamone che va a rifugiarsi, in fallo laterale, c'è stato un po' di maretta, 2-3 calciatrici sono finite a terra, ma lasciato correre signor Costa. Allora Fracassi si appoggia a Nagni proprio sulla linea dell'area di rigore, brava qui Sciarrone che forse va a commettere fallo, anzi no, c'è solo rimessa per la Res. Nagni batte velocemente ma recupera palla Bologna con Gelmetti che prova l'imbucata per Colombo, anticipata da Simeone che però sbaglia il disimpegno, e allora Bologna può recuperare, si lotta a centrocampo Massimi con De Biase che allarga sulla destra da Raggi, avanza adesso Bologna che prova ad andare da Valentina Colombo che viene spesso a giocare il pallone, a ripulire il possesso, ancora va via Greta Raggi, bella l'iniziativa sulla destra di Bologna, il servizio per Kusrin che va a terra, si continua a giocare, è abbastanza arbitraggio coerente quello dell'arbitro qui. Colombo prova il destro, palla deviata da De Bona e ci sarà il secondo calcio d'angolo per Bologna. Ancora Valentina Colombo, data vicina al gol in precedenza, qui ci ha provato con un destro che sembrava destinato al fondo. Intanto rivediamo l'azione precedente con il contrasto aggiudicato regolare ai danni di Vanessa Nagni. Calcio d'angolo per Bologna, lo va a battere Sciarrone con il mancino, a rientrare però si appoggia da Canal, anticipata, qui legge benissimo Laura Petrova e mette un po' una leggerezza a Bologna che però va a recuperare il pallone con Da Canal che non molla dal numero 99 della Res e va a conquistare rimessa con le mani, attacca Bologna ancora con Kusrin, chiusa, poggia all'indietro Raggi, rimpallo addosso alla calciatrice del Bologna, allora si parte con una rimessa, ancora palla in fallo laterale. Abbiamo detto delle convocate in nazionale di Bologna, non abbiamo parlato invece di quelle della Res Roma, Ivana Najdenova e Laura Petrova con la nazionale bulgara, tra l'altro hanno giocato nelle gare di Women's National League contro Kosovo e Macedonia del Nord, e poi invece abbiamo detto anche di Francesca De Bona che con la nazionale Under 23 azzurra giocato le amichevoli contro Olanda e Svezia. Messa laterale per la Res Roma, quasi vicino alla linea mediana. Petrova viene a prendersi il pallone, tallonata da De Biase che riesce a recuperare il pallone con l'aiuto di una compagna. Poi il lancio lungo verso Liberati che lascia rimbalzare, qui il pallone rischia perché Valentina Colombo è in agguato, esce però bene Valentina Simeone e allora riparte Roma
il tentativo di imbucata verso Vanessa Nagni, che però è impreciso e termina proprio dalle parti di mister Simone Bragantini, e quindi ci sarà rimessa per Bologna. La prima stagione, anzi confermato, la guida di Bologna, l'ex allenatore del Brescia, tra le altre. De Biase prova l'imbucata per Raj, che va via sulla destra, entra in area, chiusa da un avversario che riesce ad allontanare. Sciarrone alimenta l'azione offensiva di Bologna, Gelmetti prova a rientrare col destro, calcia, facile, tra le braccia di Francesca De Bona. Rivediamola qui la conclusione di Martina Gelmetti, facile però per l'estremo difensore ospite. Il lancio lungo dalle parti di Massimi, che termina però direttamente in fallo laterale. 1-1 a Bologna RS Roma quando siamo arrivati in questo momento al 34esimo del primo tempo, le reti al 19esimo di Benedetta De Biase e al 28esimo il pareggio di Vanessa Nagni. Fracassi anticipa Gelmetti, poi rischia qualcosa qui sulla pressione di Barbaresi, ma Roma esce bene. Giulia Liberati avanza con il pallone, poi va a servire Nadia Nova, qui rischia sulla pressione di De Biase, va comunque a guadagnare un buon fallo laterale davanti alla propria panchina. C'è un fallo qui. Con Renà Iannazzo che ha subito il contatto. Allora ci sarà un calcio di punizione per la Res, che qui però manda le saltatrici in area, anche se il pallone comunque arriva dalle parti di Ripamonti, che è costretta a mettere in fallo laterale. Resta in zona d'attacco formazione di mister Galletti. Nagni qui si gira in area di rigore, va giù, non c'è nulla per il direttore di gara, che però alza la bandierina all'assistente. C'è angolo probabilmente, vediamo. Intanto rivediamo il contatto in area. C'è angolo perché probabilmente calciatrice di Bologna, che doveva essere in quel momento Chiara Ripamonti, non è riuscita a tenere il pallone in campo, e allora tant'è, c'è il secondo angolo per la Res, il traversone al centro allontana Barbaresi, poi prova a uscire a tutta Zalacustrin, chiusa però qui da Giulia Liberati, che va a rifugiarsi in fallo laterale. Era partita alla grande l'esterno destro della nazionale slovena. Colombo viene ancora a prendere il pallone, però qui sbaglia il suggerimento, poi Nagni le rimbalza il pallone addosso, e allora proprio Valentina Colombo a recuperarlo e a servire. Sciarrone si appoggia a questa parte da De Biase, poi qui, anzi era proprio Zalacustrin che aveva recuperato in un primo momento il pallone. Allora poi attacca Roma con Clemente, anticipata la Nagni da Ripamonti. Si lotta a metà campo, ancora palla recuperata dalla Res con Clemente, si propone Iannazzo, però sulla sinistra c'è Nagni, al centro c'è Duknoska, ancora Nagni che prova ad andare via, il traversone, palla che è uscita, però aveva rischiato qui qualcosa la difesa di Bologna. Vanessa Nagni che ha tentato un cross ma da posizione abbastanza ravvicinata alla porta di Lauria. Intanto qui la scivolata pulita e Roma recupera ancora un pallone, Petrova l'imbucata per Duknoska, scambia Iannazzo, gestisce con il destro, poi va a servire all'indietro Massimi, chiusa da Canal, e poi qui
c'è la trattenuta di Annazzo ai danni di Francesca Barbaresi. Rivediamo qui abbastanza netto il fallo commesso dal numero 14 della Res, ex calciatrice della Sassari Torres, Morena Iannazzo. Miraggi avanza sulla destra dopo aver perso il pallone in un primo momento, alimenta ancora l'azione d'attacco di Bologna, l'imbucata verso Zalakustrin, esce De Bona, qui c'è un brutto contatto, resta a terra portiere di Roma, c'è fallo. Qui coraggiosa Francesca De Bona a intervenire, perché il pallone era più vicino all'attaccante che a lei. Scivolata che di sicuro potrebbe averle causato abbastanza dolore, perché ad alta velocità il confronto tra le due. Infatti intervengono anche i sanitari della panchina della Res, e allora si approfitta per un cooling break, come si fa in Serie A. Anche se qui ormai siamo quasi vicini all'intervallo. Come detto, sfida odierna che mette di fronte le due delle tre vincitrici del campionato di Serie C dell'anno scorso, perché tra l'altro hanno concluso con lo stesso numero di punti e lo stesso rullino di marcia nei rispettivi gironi. Bologna, l'abbiamo detto anche prima, è arrivata prima nel girone B, 83 punti, 27 vittorie, 2 pari e 1 sconfitta, marcia quasi perfetta delle rossoblù, stesso percorso scorso anno però nel girone C per la Res Roma. Allora intanto si scalda comunque Viola Maurilli, che è il portiere di riserva della formazione ospite. Vediamo se ce la fa Francesca De Bona a proseguire. Calciatrice in prestito dal Sassuolo, giocava alla Ternana ed estremo difensore, come abbiamo detto in precedenza, anche della nazionale Under 23 azzurra. Potrebbe essere, eventualmente dovesse uscire l'estremo difensore della Res Roma, potrebbe essere il secondo cambio per infortunio per la formazione di mister Marco Galletti. Anche se sembra poter proseguire Francesca De Bona, che poi ha anche qualcosa da dire al direttore di gara, perché forse qui chiedeva provvedimento disciplinare nei confronti dell'avversaria Zalakustrin. E allora si riparte col calcio di punizione della Res Roma dalle parti di Iannazzo. Lo stacco però è di Chiara Ripamonti, ancora però a recuperare palla la Res. Lancio lungo dalle parti di Vanessa Nagni anticipata. Poi si lotta a centrocampo, prova a mettere ordine Nicole da Canal. Larga sulla destra per Greta Raggi, che avanza. Davvero una gran partita per il numero 26 di Bologna. Poi Colombo lotta con Naidenova. Qui sbaglia un po' il controllo Iannazzo e Bologna può recuperare, poi va a terra. Commette quindi fallo Valentina Gelmetti su un'avversaria. Simeone viene a giocare da questo lato, Fracassi poggia per Iannazzo, poi qui Simeone disturbata da Valentina Colombo, palla che termina in out. Ci sarà la touche in favore della Res Roma.
Fracassi con il pallone tra le mani, prova a servire Iannazzo, chiusa, e qui interviene bene Zala Kuzrin, che adesso è venuto a giocare da questo lato del campo e cambia gioco dall'altro lato sui piedi di Martina Gelmetti. Prova ad imbucarsi anche De Biase, vista e quasi servita da Martina Gelmetti, brava a uscire però Francesca De Bona, che controlla proprio la propria area di rigore. 100 secondi da questo momento al 45esimo, poi vedremo quale sarà il recupero. Ancora la Res che prova a costruire partendo dal proprio portiere, larga allora Petrova, poi chiude Greta Raggi. Ci sarà ancora una rimessa in favore della Res Roma, primo tempo che si è acceso dal punto di vista delle opportunità dopo il quarto d'ora, con la rete di Benedetta De Biase che ha aperto le danze, e poi il pari di Vanessa Nagni. Adesso attacca Luknowska sulla sinistra, prova ad appoggiarsi all'indietro da Anna Clemente, però Bologna esce qui con il possesso ancora verso Gelmetti, che viene a giocare, converge, viene a giocare verso il centro del campo, prova l'imbucata per Kuzrin, è in anticipo su di lei Fracassi, però Kuzrin recupera il pallone, lottano le due calciatrici, poi è Luana Fracassi ad avere la meglio e a rilanciare, allontanare sui piedi di De Biase, che scambia ancora con Da Canal, tentano l'1-2 chiuso dalla difesa della Ressa, che adesso può ripartire anche in contropiede. Si propone subito Vanessa Nagni, ma non è servita. Iannazzo gestisce il pallone, va via nel cerchio di centrocampo e va a guadagnare un buon calcio di punizione a 10 secondi dal 45esimo. Forse chiedeva anche il giallo la formazione ospite, ma dir la verità è abbastanza, e l'abbiamo detto anche prima, coerente l'arbitraggio del signor Costa, che 2 minuti di recupero fischia ma non usa molto i cartellini, o almeno finora non li ha usati. 2 i minuti di recupero in questo primo tempo, calcio di punizione per la Res, pallone all'interno dell'area, c'è Lauria coi pugni e allontana direttamente dalle parti di Zala Kuzrin, che però è chiusa dall'intervento di Petrova, poi esce Benedetta De Biase con il pallone, va ad appoggiarsi a Valentina Colombo, Kuzrin perfeziona, ancora allarga per Colombo, chiusa però qui da Anna Clemente, ma c'è un fallo in precedenza ai danni di Zala Kuzrin, che resta a terra, adesso si rialza. Se n'è andato già il primo dei 2 minuti di recupero e Bologna gestisce il pallone all'interno del cerchio di centrocampo con un po' di brivido qui Barbaresi, che poi prova l'imbucata, però anticipa tutti Francesca De Bona, che mette d'accordo attacco e difesa e va a recuperare il pallone per poi appoggiarsi dalle parti di Valentina Simeone, che avanza palla al piede, lancio lungo Nagni con il petto per Iannazzo, l'imbucata per Duknowska, forse non è in posizione regolare, infatti così è, stava alzando già la bandierina l'assistente dell'arbitro, posizione di offside per l'attaccante ex Matera, 19 anni, per Martina Duknowska. Il calcio di punizione è battuto, ma finisce qui il primo tempo, fischia il signor Marco Costa di Busto Arsizio, si va all'intervallo sul 1-1 al 19esimo, ad aprire le danze il gol di Benedetta De Biase, colpo di testa su calcio d'angolo battuto da Greta Raggi, e poi al minuto 28 risponde per la Res Roma quello che è il momentaneo gol del pareggio, siglato da Vanessa Nagni con una perla dall'interno dell'area di rigore, con il mancino a battere Nicol Lauria. Ci fermiamo un attimo e poi torniamo per la ripresa.
ci siamo un po' ingrassati. È la gioventù. Tutto bene. Tutto bene. Vado a fumarmi una paglia. Come state, ragazzi? Bene. Lei voleva venire in Bologna perché la giocava poco e poi si era cioè poi con il social di 2 anni fa sono andati 2 anni benissimo, con quell'altra insomma un po' così anche perché era più triste che lì con le rimesse, la verità. E qui tanto è vero che adesso ne ha preso un altro poi c'è. Quindi insomma sta un po' più malone stare giù con una che giocava peggio, perché se gioca meglio tanto di capello. Allora poi voleva venire a Bologna perché aveva parlato con le ragazze, aveva sentito che c'era il programma, insomma, di fare di qualcosa di buono. E allora ha detto sì, vengo a Bologna, anche perché diciamocelo onestamente. E là guadagnava di più, ma spendeva 150 euro sì. In questa casa abbiamo una macchina sola, se ci cambiamo. Dove lo fa la mela? Della mela lo fa qui? Non lo sentito, cioè non sapevo se faceva. Ma all'inizio l'ha fatto là. Per qualche mese l'ha fatto là. Poi quando è stato, lo facevano quella la sera. Poi non so, il sabato o per il fatto di non lo chiedere, quello è un disastro, serve. Come organizzazione? Come organizzazione lei è contenta, cioè lei è soddisfatta. L'unica cosa è che non va molto d'accordo con l'altro portiere, perché se la tira molto, allora ho detto, adesso se la tira lei, chi sa che dovrei dire io che ho giocato in Serie A. Allora so più un po' così, no, beh, insomma, lei è una, alcune ragazze sì, poi una del tempo. L'unica cosa che gli è dispiaciuto venire via dal Sassuolo è stato proprio l'allenatore di Portiere. Trovavo un allenatore a parte che era una persona splendida come persona. Era di Bologna? No, era... non so che ricordo. Siamo comunque aveva giocato fino a un giocato tempo fa, fino a 10 anni. Era bambino e poi uno che sa insegnare, sa andare via, perché non tutti quelli... comunque ce ne sono dei bravi. Comunque Federica e Nicky ha detto che non piace questo allenatore qui. Le Casanelli cosa fanno? A Salgar? Sempre? Sì, cioè, sarebbe il secondo allenatore. Sarebbe più o meno, sì, almeno sui giornali così scriveva. Esperienza ne ha, dipende da quanto è brava, diciamo. No, la Casanelli era bravina e so che però insegnarsi, esatto, guarda, io ho conosciuto tante persone molto brave a fare il suo lavoro, però quando si trattava di insegnare, per esempio, non ci riuscivo. A bere una birra, sì, però. Miaura, come stai? Mi fa piacere, sai. Cosa? Sono vecchia.
tutto stressata, così che cosa vuole. Guarda, sei cambiato di una virgola, senti regola. Allora, la numero 35, ma lo metto di sopra. Perché qui non c'è nessuno indietro.
la notte per riprendere i lavori e poi riesci la vita. La massa sarà calda. Salvatore? Salvatore? Sì, ma è stato lui sapere. Solo che adesso ho trovato un posto che lo pagano come. Però faccio amici di Beppi TV, rientriamo dal campo sportivo Luciano Bonarelli di Granarolo dell'Emilia. Ci stiamo godendo lo spettacolo della Serie B femminile 2023-2024, seconda giornata che mette di fronte quest'oggi Bologna e RS Roma. Al momento il punteggio è di 1-1, come abbiamo raccontato. I primi 45 minuti hanno visto la formazione felsina andare in vantaggio al 18esimo con il gol di Benedetta De Biase sugli sviluppi, anzi su un traversone da calcio d'angolo di Greta Raggi, e poi la risposta per la formazione ospite con Vanessa Nagni al 28esimo. Tanti brividi da quel momento in poi. Bologna che è andata vicino al 2-1 in un paio di occasioni con Valentina Colombo, anche cogliendo la parte alta della traversa. Roma che comunque non disdegna anche le sortite offensive per provare a impensierire la formazione padrona di casa. Comunque una partita abbastanza godibile e i ritmi molto buoni. Dovrebbe esserci intanto il cambio però in porta per la RS Roma, perché vediamo che ha tolto la sopramaglia Viola Maurilli e quindi dovrebbe essere lei a rilevare Francesca De Bona, che aveva subito il colpo sull'intervento in scivolata l'avversario. Così è, infatti arriva in questo momento la segnalazione del cambio, quindi fuori Francesca De Bona, dentro Viola Maurilli, che la Res Women sostituisce la numero 78 De Bona con la numero 1 Maurilli, portiere di riserva della formazione ospite. Quindi due cambi per mister Galletti, che ha perso nel primo tempo Alessia Cianci. Probabilmente un problema all'inguine per quello che abbiamo visto durante l'intervallo. Invece Francesca De Bona aveva subito un colpo, la scivolata di un avversario. Si riparte, secondo tempo di Bologna RS Roma, e ancora un saluto dal vostro Salvo Fratello che vi accompagnerà in questi secondi 45 minuti. Ancora il Bologna che prova ad attaccare e resta in possesso palla nonostante si sia lottato un po' sulla tre quarti. Poi il tentativo di imbucata dalle parti di Kusrin esce bene, Giulia Liberati che va a mettere il pallone in out. E sarà Greta Raggi, una delle migliori in campo, a rimettere il pallone, che calcia molto largo e lontano dalla porta difesa da Viola Maurilli. Esortisce anche lei in campionato
visto l'infortunio corso a Francesca Debona. Avanza Liberati con il pallone sul destro, prova il servizio per Clemente, abbastanza sballato, e allora gioco facile Zala Kusrin per recuperare il pallone, però qui brava Laura Petrova a recuperare, a lanciare il contropiede della Res verso Nagni, un po' arretrato il suggerimento per la numero 10, che però recupera, prova un tiro cross lungo a cercare proprio Laura Petrova, brava però ad uscire Nicole Lauria e a recuperare la sfera. Quindi Bologna potrà ripartire dalla propria retroguardia quando sono passati 90 secondi dall'inizio di questo primo tempo. Intanto resta a terra De Biase, anzi no, dovrebbe essere Barbaresi, però attacca intanto Bologna, c'è l'anticipo di Fracassi, poi ancora si lotta a metà campo, un rimpallo che favorisce Laura Petrova che gestisce il pallone all'interno del cerchio di centrocampo e allarga sulla sinistra dove c'è Vanessa Nagni, neanche a dirlo, che prova a gestire, ad affrontare Raggi, ancora l'appoggio per Petrova che prova ad andare verso l'area di rigore del Bologna ma è costretta a tornare indietro nei De Nova, poi si lotta mezzo al campo, l'ultimo tocco è di Francesca Barbaresi che ha accusato un po' il colpo rimediato in precedenza, va a concedere la touche al Res Roma. Gara comunque dei buoni ritmi nel primo tempo, nonostante il caldo, anche se le emozioni hanno tardato ad arrivare, poi sono arrivate tutte insieme, intanto qui Nagni sbaglia il suggerimento all'indietro, e sono arrivate tutte insieme dopo il gol del vantaggio di Bologna con De Biase. È arrivato anche il pari e anche un altro paio di opportunità interessanti, soprattutto per Bologna che ha giocato comunque un buonissimo primo tempo. Qui però perde il pallone, Nagni si scontra con Ripamonti, si lotta ancora Vanessa Nagni a gestire il pallone, allarga sulla sinistra dalle parti di Clemente, la respinta di Barbaresi, poi Clemente va a commettere fallo nella foga nel tentativo di recuperare il pallone, commette fallo ai danni di Greta Raggi, ne avrà un calcio di punizione Bologna, probabilmente sarà Chiara Ripamonti a batterlo. Quando sono trascorsi poco meno di 4 minuti nella ripresa, sempre 1-1 tra Bologna e Res Roma, il lancio lungo dalle parti di Kusrin che mette giù, prova ad andare con una finta di corpo ma costretta a indietreggiare, poi il tocco da Canal per Colombo che prolunga bene per De Biase, prova il traversone al centro, lo stacco di Gelmetti, palla alta sul fondo, ma bella iniziativa questa per Bologna. La rivediamo, De Biase, traversone al centro, lo stacco di Martina Gelmetti, palla che però termina alta. Allora Roma riparte dalla propria retroguardia, Valentina Simeone avanza, serve Iannazzo, costretta a indietreggiare, poi il lancio lungo dalle parti di Duknoska che allunga verso Nagni, anticipata qui bene da Chiara Ripamonti, poi recupera però il pallone Roma, resta in zona d'attacco ancora con la ex calciatrice del Matera, qui sbaglia però Naidenova e allora può recuperare Kusrin che prova l'imbucata per Gelmetti che ne ha di più dell'avversario, Gelmetti entra in area, se l'allunga un po', esce Maurilli, brava a respingere, qui ha rischiato tanto Roma, poi nell'allontanare colpito il direttore di gara, allora si ferma tutto. Questa era una buonissima opportunità per Martina Gelmetti, ma si è allungata un po', forse non ha aiutato anche il terreno di gioco, lo rivediamo qui. È stata brava Viola Maurilli, chiamata al primo vero intervento della sua partita. Kusrin prova il servizio per una compagna anticipata.
dalla difesa della Res, poi Nagni qui sbaglia il suggerimento, si lotta a centrocampo, forse c'è un contatto falloso ma si prosegue per il direttore di gara, non c'è nulla. Allora Kustrin prova l'imbucata per Colombo, non si capiscono le due attaccanti di mister Bragantini e allora a gioco facile Viola Maurilli che poi lascia scorrere anche un pochino il cronometro per far rifiatare la Res qui. Anche con il brivido il suggerimento dell'estremo difensore di Roma, Naidenova. Si appoggia a Simeone, prova il lancio lungo dalle parti di Duknowska. C'è una rimessa con le mani proprio davanti alla panchina del Bologna. Lungo verso Massimi, il tocco, poi Nagni. Duknowska e Massimi aveva lasciato scorrere l'azione anche perché era probabilmente in posizione di offside e quindi potrà ripartire la formazione padrona di casa con una rimessa con le mani. Colombo ancora a guadagnare Latouche con Beatrice Sciarrone sul punto di battuta. Massimi si gira, cambia gioco, male dalle parti di Kustrin che prova l'imbucata per Gelmetti, adesso ha tutto lo spazio ma è chiusa da tre avversari, costretta ad andare da De Biase, sbaglia però il suggerimento, ma ancora Benedetto De Biase qui brava a recuperare il pallone, ancora in possesso la centrocampista napoletana, poi allarga sulla destra dalle parti di Ripamonti l'imbucata qui imprecisa, ma c'è il tocco della difesa e allora arriva il terzo corner della partita per Bologna. Cinquantatreesimo sul cronometro di gioco. Ci va Beatrice Sciarrone. Proprio da un calcio piazzato, da un calcio d'angolo, Bologna ha trovato il gol del vantaggio nel primo tempo. Sono sei le maglie bianche all'interno dell'area di rigore della Res Roma. Diventano sette in questo momento, il traversone al centro e ancora Benedetta De Biase a trovare il 2-1, doppietta per la numero 16, stavolta l'assist però l'ha fatto Beatrice Sciarrone. E allora Bologna 2, Res Roma 1 al 54esimo. Praticamente fotocopia, la stiamo rivedendo nel replay, stavolta battuto dall'altra bandierina con la numero 16 Benedetta, che trova il secondo gol, la sua seconda presenza in campionato. Benedetta De Biase adesso si fa dura per la Res che ha davanti una partita lunga, ma forse questo gol può passare un po' il morale delle ragazze di mister Galletti, che avevano anche abbassato un po' troppo il baricentro negli ultimi minuti e sono state punite, anche se il corner poi è arrivato da un'azione abbastanza casuale. Attacca però la Res Roma che non ci sta, Petrova allarga sulla sinistra dalle parti di Clemente che va a guadagnare il terzo calcio d'angolo anche per la Res, che adesso deve scrollarsi un po' di dosso il torpore degli ultimi minuti e provare a rimettere in piedi la partita. Intanto si chiede a Benedetta De Biase di siglare una tripletta come Orsolini, la gara maschile. Intanto il traversone al centro, vinta 3-0 ovviamente quest'oggi. Attacca ancora Roma, il controcross dall'altro lato, palla che sfila dalle parti di Vanessa Nagni, respinta sulla linea. Il salvataggio dovrebbe essere stata Giulia Arcamone a respingere, palla che ha rimbalzato la difesa del Bologna un po' scoperta in questa occasione ed è stata proprio Giulia Arcamone a salvare e a concedere il quarto corner per la Res, che però è il male minore per Bologna in questo caso. Ancora Vanessa Nagni, traversone al centro, palla allontanata, erano tutte sul primo palo quelle del Bologna e il pallone è arrivato proprio lì. Intanto forse c'è un fallo qui che sembra non aver fischiato il direttore di gara, e poi liberati va da
era ultimo a mettere il pallone in fallo laterale. Riparte l'azione offensiva di Bologna, c'è il meti chiusa, poi prova a ripartire Roma che va a guadagnare una rimessa con le mani. È stata Beatrice Sciarrone a mettere la palla in out, un assist a testa per le due esterne della difesa bolognese. Entrambi su calci d'angolo sono arrivati da quella situazione, i due gol del Bologna, che sono stati due gol fotocopia. Praticamente qui Gelmetti prova ad andare via e dà il pallone in profondità per Valentina Colombo. Dall'altro lato c'è Zala Kustrin, la Colombo prova l'imbucata per Kustrin, poi è chiusa da Liberati, ancora pallone che sfila quasi sul fondo, l'appoggia all'indietro per Da Canal, poi interviene la difesa di Roma, palla che rimbalza, Barbarese anticipata, allora può ripartire in contropiede Roma, che qui rischia un pochino tornando a giocare il pallone dalla retroguardia. Si lotta a metà campo, Petrova prova a mettere d'accordo tutti, a imbucare per Dukowska, anticipata, poi va giù Giulia Arcamone che guadagna. Calcio di punizione in una situazione abbastanza pericolosa per l'Ares. Ha spinto il tentativo di Raggi, poi si lotta Petrova, Naidenova, Clemente. Giocano nello stretto le calciatrici della Res, che però perdono palla. Qui Kustrin, poi Naidenova tocca, ma il pallone termina dalle parti di Francesca Barbaresi, che allarga sulla sinistra verso Sciarrone. Torna indietro Gelmetti, poi si va da Nicole Da Canal. Ancora Martina Gelmetti prova il traversone profondo. Kustrin è sola, mette giù col destro, palla sul fondo, ma grande opportunità per Bologna. Lo rivediamo, il traversone dalla sinistra, ha tutto il tempo di metterlo giù quel pallone Zala Kustrin, ma non inquadra lo specchio della porta. 58esimo in questo momento, sempre 2-1 per Bologna, con la Res Roma che deve provare a uscire qui. Naidenova rischia qualcosa sulla pressione difensiva, poi sbaglia il suggerimento lungo, allora Bologna ha gioco facile, può recuperare il pallone. Sciarrone, il lancio lungo dalle parti di Gelmetti, che mette giù, alza subito dalle parti di Colombo, che però era in effetti in posizione di offside. Tra le due era in posizione regolare Zala Kustrin, era abbastanza evidente questa chiamata. Infatti il suggerimento per la numero 9 sembrava palesemente in posizione di offside l'attaccante di Bologna. Il lancio lungo di Naidenova, poi il pallone rimbalza, qui lo lasciano rimbalzare le due centrali della Res, che rischiano qualcosa. Maurilli mette tutti d'accordo e va ad appoggiarsi a Simeone, che avanza palla al piede ed esce dalla propria area di rigore. Petrova, Naidenova, si torna a giocare da questo lato del campo. Iannazzo, scambio, poi qui recupera palla Bologna con Arcamone, che va a guadagnare anche un gran calcio di punizione. Qui c'è da dire che è stata brava Giulia Arcamone a uscire sulla tre quarti della Res, andare a recuperare palla e anche a guadagnare fallo. Lo rivediamo, ci sarà quindi un calcio di punizione da 25 metri abbondanti, quasi 30, per Bologna. 3 in barriera per Maurilli, c'è Sciarrone che conta i passi. Parte Gelmetti con il destro tra le braccia di Viola Maurilli, un po' centrale la conclusione della numero 11. Adesso Roma riparte con Fracassi. Naidenova avanza palla al piede, si appoggia a Giulia Liberati. Servizio per Laura Petrova, che prova il lancio lungo. Interessante questa iniziativa di Roma, che però vede anticipo di Beatrice Sciarrone a chiudere e a mettere
tutti d'accordo, poi recupera palla Roma e allora può attaccare ancora con Massimi, prova il lancio, stacco di testa di Arcamone che allontana, poi palla ancora in possesso di Roma che adesso sta tenendo il pallino del gioco nel tentativo di smuovere la difesa di Bologna, che però adesso pressa abbastanza aggressivo e costringe le ragazze di Galletti a tornare sui piedi di Viola Maurilli. Liberati, va via, alza verso Duknoska, poi il tocco di Clemente. Duknoska non era in posizione di offside, anche se forse è tenuta in gioco da Arcamone, poi il lancio lungo però per Vanessa Nagni senza esito, perché lungo per tutte, e arriva Nicole Lauria a recuperare la sfera, appoggiarsi a Sciarrone che avanza, lancio lungo sbagliato, recupera palla Roma, Petrova torna sul destro, tenta l'imbucata per Iannazzo, però interviene bene Nicole da Canal che qui ha ripulito un gran pallone, allora può ripartire Bologna sulla destra con Raggi, chiusa da Petrova che sta recuperando un gran numero di palloni, ma qui commette fallo ai danni della numero 26 di Bologna. Lo rivediamo, la lotta corpo a corpo tra le due, e qui abbastanza evidente il fallo di Laura Petrova, come ha detto una delle due nazionali bulgara che giocano nella Res, l'altra è Ivana Najdenova. Petrova riceve in questo momento, qui però sbaglia Kustrin, può tornare indietro, tallonata dal numero 99 che comunque ha cercato di recuperarla la sfera persa, poi attacca Sciarrone sulla sinistra, c'è larga Gelmetti, non la serve Sciarrone che con il destro va al centro dell'area, lungo per De Biase, qui c'è una spintarella ai danni di Anna Clemente che però mai arriva praticamente a gioco fermo perché il pallone era sfilato sul fondo. 63 minuti di gioco al Bonarelli di Granarolo dell'Emilia, sempre 2-1 in favore del Bologna ai danni della Res Roma, che adesso gestisce il pallone con Liberati, esce dalla propria area di rigore, qui un suggerimento molto rischioso da centrale a centrale, per fortuna sua interviene Ivana Najdenova che mette il possesso ancora verso la Res, che però perde qui Raggi, prova ad andare via in mezzo a due, recupera Roma il pallone, può andare in contropiede con Clemente, si propone Vanessa Nagni sulla sinistra, avanza la numero 17, Nagni sulla sinistra, Clemente, Clemente entra in area di rigore, calcia col mancino, colpisce Chiara Ripamonti, va a guadagnarsi il quinto corner. Rivediamo qui la percussione di Anna Clemente che ha provato il mancino anche se aveva un suggerimento facile per la propria capitana, si era proposta sulla corsia mancina. Sul punto di battuta Vanessa Nagni, sono 6 le maglie arancioni all'interno dell'area di rigore di Bologna. Il traversone di Vanessa Nagni, stacca, dovrebbe essere Najdenova e fa 2-2 proprio lei, Ivana Najdenova, a trovare il 2-2 e quindi ancora da un calcio d'angolo. Arriva il pari al 65esimo. Rivediamo lo stacco perentorio, numero 29. Ho messo alle spalle di Nicole Lauria e allora tutto da rifare. 2-2, minuto 65. Bologna riparte, allora, 65esimo in pareggio della Res Women con lancio lungo, Liberati, riparte Roma dalla propria retroguardia verso Petrova, anticipata da Raggi, poi perfeziona Kustrin, Iannazzo, Clemente, Petrova, bella la trama di gioco di Roma, Najdenova, tocco forse con un braccio di Greta Raggi e così esce il calcio di punizione in favore della Res, che da qualche minuto a questa parte, precisamente dal gol subito, ha avuto più
verve rispetto ai minuti precedenti. Il traversone di Clemente, il tocco di Raggi forse ancora con un braccio, ma il pallone che sfila in calcio d'angolo lo tiene Lora Petrova, e allora tornerà sulla bandierina Vanessa Nagni. Ancora sei saltatrici per Roma. Traversone allontana stavolta la difesa di Bologna e prova a uscire Zalakustrin, palla al piede, prova ad avanzare, entra nel cerchio di centrocampo, supera la linea mediana, 4 contro 3 di Bologna, allargato il pallone sulla destra per Ripamonti, che non è una sua posizione solida. Il traversone per Gelmetti, rimbalza la sfera e palla che termina sul fondo, ingannata qui dalla traiettoria Martina Gelmetti. È stata una bella ripartenza con Chiara Ripamonti, che di solito non è lì ovviamente nel campo, ma è stata brava a farsi trovare in corsia sul contropiede. Intanto cambi, quando siamo al 67esimo, esce Duknowska per la Res Roma, esce anche Morena Iannazzo. E vediamo chi entra, al numero 7 Arianna Boldrini, che va ad occupare lo slot della Iannazzo. E davanti e Giulia Verrino a sostituire la Duknowska. Attacca Bologna con Da Canal, che lotta su questo pallone, lo gestisce, evita anche l'intervento di Nagni, poi attacca sulla destra Raggi, il traversone deviato, esce Maurilli che fa sua la sfera. Quindi Giulia Verrino ad occupare la posizione prima della Duknowska, ex Parma, 19 anni, l'attaccante con la maglia numero 37, e poi riceve in questo momento Boldrini, che intanto lancia verso Clemente, che lotta con Greta Raggi, brava qui ad andare a gestire con il corpo il pallone, poi Kustrin chiusa da tre avversari, ingabbiata, perde il pallone, Verrino lo recupera sulla tre quarti, va giù, calcio di punizione per la Res, e questa è una buonissima palla recuperata per la formazione capitolina. Rivediamolo il fallo subito da Giulia Verrino, commetterlo è stata Zalakustrin. 69esimo in questo momento sul cronometro di gioco. Il Bologna sostituisce la numero, c'è un cambio, esce proprio Zalakustrin, entra la numero 21 Gaia Farina, attaccante ex Brescia. Punto di battuta Vanessa Nagni, trova il traversone col mancino, anzi va direttamente in porta tra le braccia di Nicole Lauria. Qui ci ha provato la capitana della Res. 70esimo in questo istante, 20 più recupero alla fine di Bologna Res Roma, siamo sul 2-2. Doppietta di De Biase per le padrone di casa, Nagni, Naidenova per le ospiti. Attacca Bologna, Colombo all'indietro, Arcamone alza il pallone dalle parti di Gelmetti, anticipata però da un'avversaria, pallone tra le braccia di Viola Maurilli, che poi alimenta l'azione con la costruzione dal basso per la Res. Clemente, Petrova sta giocando un gran secondo tempo, l'imbucata per Nagni anticipata nettamente da Ripamonti, poi una
acrobazia di Vanessa Nagni, che non li dimostra i suoi 40 anni. E attacca ancora Reyes Roma, che però perde il pallone. Bologna recupera e prova ad andare in contropiede con Gelmetti, l'imbucata a questo lato del campo, troppo lungo il suggerimento, anzi era proprio Martina Gelmetti ad aver ricevuto da Gaia Farina, ma un po' lungo il suggerimento per l'attaccante rossoblù. Intanto rivediamo il calcio di punizione di Vanessa Nagni, che qualche istante fa ci ha anche deliziato con una sua acrobazia in campo. Intanto Bologna riparte dalla retroguardia, alza campanile Fracassi, poi si lotta, rimessa con le mani per le padrone di casa, restano in possesso. Due cambi quindi per la Res qualche minuto fa, sono entrate Giulia Verrino e Arianna Boldrini. Un cambio per Bologna con Gaia Farina, che ha rilevato Zala Kustrin. Adesso la fase un po' più rilassata del match da qualche minuto a questa parte, perché comunque ribadiamo, una giornata molto calda, ci sta che a un certo punto si abbassino i ritmi. Nagni mette giù, prova ad andare via, qui guadagna un gran calcio di punizione, soprattutto per il dribbling con cui era andata via l'avversaria. C'è calcio di punizione per la Res, che probabilmente andrà per un traversone dalla destra, anche se siamo in posizione molto defilata e abbastanza lontana. Traversone al centro, il tocco allontana la retroguardia di Bologna, poi recupera la sfera la Res, però c'è una posizione di offside di Arianna Boldrini. C'era calcio di punizione e c'è ancora un cambio per la Res, entra la numero 8 Manuela Coluccini, esce la numero 99 Laura Petrova, una delle più positive tra le fila delle ospiti. Ha giocato un ottimo secondo tempo Laura Petrova, ma ovviamente adesso si fa anche sentire un po' la stanchezza. Ricordiamo che è stata una delle calciatrici che è stata in nazionale, così come anche Zala Kustrin, che infatti qualche istante fa ha lasciato il terreno di gioco. Calcio di punizione per Bologna, batterà Nicola Uria, che va lungo, stacca Massimi, mette, anzi però l'ultimo tocco è di Sciarrone, quindi c'è rimessa in favore della Res Roma. Adesso non ha particolare fretta nel far ripartire l'azione. Verso Nagni, anticipato da Sciarrone, poi pallone che rimpalla e resta lì ancora, si lotta. Coluccini, Naidenova, si appoggia vicino. Nagni riceve in questo momento, avanza con il mancino al numero 10, va via un avversario però. C'è, anzi sì, no, c'è il giallo per simulazione. Lo rivediamo qui. In effetti non sembrava esserci contatto falloso, e allora arriva il primo giallo del match ai danni di Vanessa Nagni per aver simulato il contatto falloso. 75 sul cronometro di gioco, c'è un cambio ancora per Bologna, entra la numero 17 Isabel Cacciamali. Ed entra la numero 22 Sara Zanetti, fuori Francesca Barbaresi,
al 76esimo il Bologna sostituisce, attacca Bologna, Farina, uscita anche Martina Gelmetti, entrata Isabel Cacciamali, è andata a posizionarsi in attacco accanto quasi a Valentina Colombo. Maurilli qui gestisce il pallone all'interno della propria area piccola, rischia un po', Naidenova esce con una trattenuta abbastanza evidente, ma gestisce il pallone. Va da Boldrini che avanza nel cerchio di centrocampo, gestisce, poi dribbla l'avversario, si appoggia a Vanessa Nagni che torna sul mancino, può provare l'imbucata dalle parti di Coluccini, gira e va a guadagnare un ottimo calcio di punizione, perché da quel punto Vanessa Nagni può provare con la conclusione mancina. Emanuela Coluccini a conquistare un calcio di punizione, forse un po' distante per provare la conclusione diretta, sembrava un po' più vicina. C'è anche Valentina Simeone sul punto di battuta, potrebbe anche provare lei con il destro. Alanagni con il mancino, può controllare tranquillamente Nicole Lauria. E spara poi lungo. La parte di Colombo. Qui Cacciamali, Colombo. Due contro due con le centrali. Colombo gestisce il pallone col mancino, traversa. Poi la palla resta lì. E lo fa sua Viola Maurilli. Ma una gran conclusione di Valentina Colombo. La rivediamo, mancino dal limite, palla che si stampa sulla traversa. Adesso recupera subito pallone in zona di difesa Bologna, Lauria spara lungo, si lotta dall'altro lato del campo con Sara Zanetti che però perde il possesso e allora si andrà per una rimessa con le mani per la Res Roma. Ultimo tocco ancora di Beatrice Sciarrone. C'è un'altra touche in favore della Res proprio davanti alla panchina di mister Galletti. Massimi prova ad andare via un'avversaria con sombrero, poi recupera però la difesa di Bologna. Sciarrone qui va giù, non c'è il fischio, lotta corpo a corpo con Sara Massimi, pallone che resta lì e lo recupera la Res con Nagni. Naidenova scambia con Verrino, poi si va da Coluccini, si allarga sulla sinistra, si propone Clemente, riceve adesso, prova il traversone, palla che sfila e termina deviata da De Biase in fallo laterale. Bologna che è andata vicino al nuovo vantaggio qualche istante fa, gioca decisamente a trazione offensiva adesso mister Bragantini con due punte e due esterne. Verrino prova con il destro, palla larga sul fondo, primo tentativo della numero 37 Giulia Verrino, ex calciatrice del Parma. Il rinvio Nicola Lauria quando scoccano gli 80 minuti sul cronometro di gioco. Nagni costretta a indietreggiare, forse commette fallo, non per il direttore di gara, ma prosegue l'azione offensiva di Bologna che adesso qui potrebbe andare in contropiede, ma chiuso dalla difesa della Res. Il rilancio lungo delle parti di Arcamone, lotta Vanessa Nagni che qui va a guadagnare un gran calcio di punizione e c'è il giallo per Giulia Arcamone che si è fatta un po' beffare anche dal rimbalzo. Rivediamola qui, brava Vanessa Nagni a guadagnare posizione sull'avversaria e non altrettanto Giulia Arcamone a gestire il rimbalzo del pallone che l'ha un po' ingannata. Secondo cartellino giallo del match quando siamo arrivati all'81esimo, gara che comunque è filata via abbastanza tranquilla dal punto di vista
della fallosità. C'è calcio di punizione per la Res, salgono in 6 a saltare. C'è Verrino, c'è Naidenova, c'è Clemente, Boldrini. Flessione dalla destra, stacco di testa, palla tra le braccia di Nicol Lauria. Ha trovato la deviazione numero 16 Simeone, poi spara via Liberati e ancora attacca Roma. Verrino viene a giocare dall'altro lato del campo, Coluccini alza un pallone che però è facile preda di Nicol Lauria. Ex Sassuolo, vediamo qui il calcio di punizione di Emanuela Coluccini, colpo di testa era stato proprio di Valentina Simeone, ma facile per Nicol Lauria. Qui adesso rischia un po' la Res Roma, recupera il pallone, caccia male, avanza, c'è al centro Farina, l'ultimo tocco e anzi no, qui chiedevano il fallo da rigore quelli di Bologna, ma l'ultimo tocco è proprio di Isabel Cacciamali, sembrava aver toccato per ultima Valentina Simeone, così non è, resta però a terra al numero 17. Andiamolo a rivedere perché azione interessante, qui è stata una leggera spinta, non sembrava in effetti esserci gli estremi per il rigore, ma si riparte, Clemente mette giù con il petto, allontana dal parte di Vanessa Nagni che però non controlla bene, poi va a commettere fallo ai danni di Greta Raggi e qui ci smentiscono rispetto a quello che abbiamo detto poco fa perché c'è un po' di maretta dopo il calcio di punizione assegnato in favore alla formazione bolognese. Ripamonti spara lungo, lontana la difesa della Res, prova ad andare a recuperare il pallone Sciarrone, tallonata da Valentina Simeone che commette fallo ai danni della numero 3. Chiede di calma mister Bragantini. Va per il calcio di punizione, traversone verso l'area di rigore, anche se siamo lontanissimi. Pallone che arriva dalle parti di Colombo, anticipata dalla difesa, poi ci prova dal Canal, mette giù Verrino, prova ad alimentare il contropiede della Res, palla che resta lì, allora la recupera Cacciamali che va via sulla destra, prova il traversone, la respinta, palla che sfila in calcio d'angolo, perfeziona poi però la chiusura, la difesa della Res Roma. Quarto corner per le padrone di casa, che avranno l'opportunità di fare ancora male dalla di fare ancora male alla Res Roma dalla bandierina. Hanno trovato i primi due gol così con Benedetta De Biase. Sul punto di battuta c'è stavolta Sara Zanetti. Sono 6 le saltatrici di Bologna in area, ma c'è un cambio. Entra la numero 29. Anzi, perdono, 25, Linda Giovagnoli, ed esce col numero 19 Giulia Arcamone, che era stata ammonita poco fa. Va a guadagnare subito il centro dell'area Linda Giovagnoli, c'è il calcio d'angolo dalla destra, il traversone sul secondo palo, staccano in due, poi la palla resta lì, ancora corner, però si va dall'altro lato del campo. Quinto corner per Bologna, 85 minuti di gioco in questo momento, sempre 2-2. No. Questo scontro tra le due neopromosse, 6 maglie bianche all'interno dell'area di rigore della Res, tagliato il cross sul primo palo, alza un campanile proprio Giovagnoli ad alimentare l'azione di Bologna, a chiudere ci va invece Sara Massimi che concede il sesto corner a Bologna, che comunque sta pungendo tanto su questi tiri dalla bandierina, terzo consecutivo. Ancora il traversone al centro dalle parti di Giovagnoli, troppo lungo per tutti e questo non è stato sicuramente un bel calcio d'angolo, però si può perdonare a Bologna che ha trovato due gol su due tiri dalla bandierina ed è stata molto pericolosa finora sui calci piazzati.
adesso Roma può ripartire con un po' di calma, anche per abbassare leggermente il ritmo che negli ultimi minuti è stato molto alto, soprattutto da parte di Bologna, che però recupera palla e prova, caccia male, ad allargare verso Farina sulla destra, e sola potrebbe provare il traversone, lo fa, la mette al centro, troppo lungo per tutti, anche per Zanetti che deve uscire, e poi allontana la difesa di Roma. Verrino insegue il pallone, ma ci arriva prima Sciarrone, alimenta ancora l'azione sulla sinistra, Zanetti prova ad andare via, va via, prova il traversone al centro, caccia male, mette giù il pallone, le rimbalza addosso, poi tocca una delle difendenti, ancora a concludere da Canal, palla sul fondo alta, ma Bologna che sta spingendo. Poco più di tre minuti al novantesimo, sempre 2-2 tra Bologna e Res Roma. Adesso la formazione di casa che sembra crederci un po' di più, e Roma che invece sta faticando negli ultimi minuti. Il lancio lungo dalle parti di Sciarrone, che va a rifugiarsi direttamente in fallo laterale, e concede la rimessa a Roma, che comunque riparte anche con una discreta celerità. Nagni indietreggia, costretta dalla pressione di Giovagnoli, poi si lotta, qui forse c'è un fallo, c'è il fallo e c'è anche il cartellino. Deve essere danni di Sara Zanetti, rivediamolo, qui sì, fallo ai danni di Sara Massimi, e quindi Zanetti seconda ammonita tra le fila bolognesi. Sta intanto a terra Sara Massimi, che ricordiamo è entrata nel primo tempo per sostituire l'infortunata Alessia Cianci, che ha lasciato il gioco dopo circa 20 minuti per infortunio. Due gli infortuni, intanto zoppica vistosamente la numero 20 della Res, due minuti allo scoccare del novantesimo, vedremo anche quale sarà l'entità del recupero. Troverà comunque il lancio lungo probabilmente la Res, dalle parti di Verrino, anticipata, anticipa tutti i Giovagnoli, poi il pallone resta lì, tanto va giù Sciarrone, va, anzi Zanetti fa guadagnare un calcio di punizione, si chiedeva invece il giallo dall'altra parte, ma fallo comunque non cattivo. Certo, ha spezzato la ripartenza del Bologna, che adesso vuole andare per il lancio lunghissimo. Siamo all'interno della metà campo di Bologna, lancio lungo il giusto, però pallone che rimbalza, resta lì alzato il campanile dalle parti di Colombo, esce Maurilli, qui c'è un contatto tra le due, però resta a terra l'attaccante di Bologna, poi palla tra le braccia di Viola Maurilli, ferma tutto il direttore di gara, azione abbastanza convulsa, andiamo a rivedere il replay con Raggi che ha alzato un campanile verso Colombo, sembrava nel contrasto essere Viola Maurilli ad avere la peggio dal punto di vista del contatto, invece no, perché è stata Valentina Colombo a farsi male. Adesso arrivano anche i sanitari dal panchina del Bologna per l'attaccante, autrice di 13 gol in 25 presenze l'anno scorso nel campionato vinto dalle rossoblù. Quest'anno ha già trovato il gol nel primo match di campionato. Intanto si rialza Desce, ma sembra abbastanza in forma per poter proseguire. 4 di recupero segnalati. Roma perde subito palla, però la va a recuperare Ripamonti, che alza delle parti di Cacciamali, si appoggia all'indietro, l'imbucata per Zanetti, conquista il pallone, scarta anche Maurilli, il pallone resta lì e lo allontana la difesa di Roma, che rischia tantissimo in questa occasione. Qui era stata brava Sara Zanetti a scavalcare Viola Maurilli, ma altrettanto brava Manuela Coluccini a rifugiarsi in corner, il settimo dalle parti di Valentina Colombo, la palla resta lì, termina tra le braccia di Viola Maurilli. 7-6 il conto degli angoli con Maurilli, che adesso spara
lungo, ripartiti Vanessa Nagni, lotta, e però sbaglia Bologna e allora può ripartire in contropiede Roma. Forse è sbagliato, è così il suggerimento, in contropiede verso Boldrini, allora può ripartire con Ripamonti Bologna. Il tocco di Cacciamale, allarga bene per Farina che salta, Clemente va giù, non c'è nulla per il direttore di gara e allora Roma prova a ripartire dai piedi di Valentina Simeone, che però deve concedere rimessa in zona d'attacco a Bologna. La pressione delle rossoblu si fa forte mentre è passato, un minuto e mezzo in questi quattro di recupero. Attacca con Raggi, poi allontana Liberati, allora Nagni va in pressione, sbaglia qui Giovagnoli, errore abbastanza grave da matita rossa, allora riparte Verrino con il suggerimento per Nagni, lungo un po' troppo, considerando anche che siamo al 92esimo. Attacca adesso Bologna dall'altro lato del campo, Zanetti prova l'imbucata per Colombo che controlla il pallone così così, poi il tentativo di Cacciamali verso Farina, palla tra le braccia di Viola Maurilli che chiede calma alle sue compagne. 92 abbondanti sul cronometro di gioco, poco meno di due minuti al fischio finale. Nagni anticipata, pallone che resta lì, De Biase gira su se stessa, prova l'imbucata per Cacciamali, allarga sulla sinistra per Zanetti, anticipata da un avversario, poi rovesciata per perfezione Naide Nova. Nagni gestisce il pallone con esperienza, lo perde però qui, ma va a subire fallo da Raggi. Non è d'accordissimo il pubblico del Bonarelli con questa decisione arbitrale, e sta a terra Vanessa Nagni che ha fatto ancora una volta lavoro sporco. È andata a guadagnare un gran calcio di punizione per la Res. Adesso potrà battere con Valentina Simeone quasi nel cerchio di centrocampo. 93 minuti in questo momento, ne resterà uno, probabilmente qualcosina in più da giocare. Dalle parti di Verrino, Coluccini, ancora Verrino, l'imbucata per Massimi, il pallone che resta lì, rischia qualcosa la difesa di Bologna, ma esce bene con Benedetta De Biase che sbaglia il suggerimento, legge benissimo Valentina Simeone che va ad appoggiarsi a una compagna, anche qui però troppa fretta nel tentativo della Res di andare ad attaccare la tre quarti di Bologna. Poi si lotta a centrocampo, Simeone rimbalza il pallone, mette tutti d'accordo con Luccini che prova a servire Verrino che va giù, palla che rimbalza, Sciarrone lo gestisce, tallonata da Nagni che forse commette fallo, non è così secondo il direttore arbitrale, si continua a giocare, ancora scivolata di Valentina Simeone che qui ha ripulito un gran pallone, ancora Simeone a chiudere, però buona la partita della numero 16 di Roma che qui ha spezzato letteralmente una ripartenza di Bologna che con imprecisione poi è andata a perdere il possesso. 94 che scoccano in questo istante, c'è una rimessa con le mani per la Res Roma, vediamo se il direttore di gara, il signor Marco Costa di Busto Arsizio, farà recuperare ancora qualcosina perché non si sono giocati proprio tutti questi 4 minuti. E invece no, arriva il triplice fischio, termina 2-2 la sfida tra Bologna e Res Roma. Gara molto divertente che porta in dote il primo punto alla Res e il quarto invece a Bologna che aveva vinto all'esordio. Andiamo a fare un piccolo recap di quello che si è visto in questi 90 minuti abbondanti, 94, con il Bologna che è passato in vantaggio nel primo tempo grazie a Benedetta De Biase, colpo di testa su calcio d'angolo battuto da Greta Raggi, poi al 28esimo la perla di Vanessa Nagni dall'interno dell'area di rigore a siglare il 2-2 e poi nella ripresa, dopo una partenza un po' così così di Roma, ne ha approfittato Bologna per trovare il 2-1 con Benedetta De Biase, ancora su una situazione uguale al primo gol, stavolta l'assist è stato però di Beatrice Sciarrone, e al 65esimo, sempre sul calcio d'angolo, stavolta battuto però da Vanessa Nagni, dall'altro lato del campo è stata Ivana Naidenova a trovare il definitivo 2-2 che consegna, come detto, il primo pari alle due squadre, sale a 4 Bologna, sale a un punto Roma. Tra le altre cose da segnalare, la gran traversa di Valentina Colombo al 78esimo che ha sfiorato il gol del 3-2, Bologna comunque negli ultimi minuti ha spinto tanto provando a concretizzare la sua pressione ma non riuscendoci, e quindi termina 2-2. Comunque le rossoblù vengono a prendersi
gli applausi della tribuna del campo sportivo Luciano Bonarelli di Granarolo dell'Emilia, campo designato per Bologna in casa, come detto, esordio assoluto per il rossobru tra le mura amiche in Serie B, che si conclude con un pari. E allora dal campo sportivo Luciano Bonarelli, con queste immagini, può dirsi davvero tutto. Si chiude con il 2-2 tra Bologna e RS Roma, l'impegno valido per la seconda giornata del campionato di Serie B femminile. Amici di Bepi TV, dal vostro Salvo Fratello, un saluto e alla prossima. Ciao!